Salve, sono Claudio Daddio dell'incazzato.it e ci troviamo oggi qui 15 aprile in Piazza dei Martiri durante la manifestazione contro la ZTL indetta da De Magistris e siamo qui per raccogliere le testimonianze di diversi cittadini che hanno partecipato alla manifestazione. Qual è la ragione della vostra protesta? Veniamo qui perché ci siamo stati intrappolati, innanzitutto per Vannella Gaetani passano tutte le macchine di Napoli, è un budello, è una strada strettissima, il nostro palazzo viene compromesso da questi urti continui di mezzi pesanti, non si può attraversare, insomma è una cosa terribile, poi di qua non ci possiamo muovere. Il lungomare d'inverno sempre deserto, via Chiadamone deserto, cioè noi ci potremmo pure sacrificare. No, noi che abitiamo nella zona, per cui dovremmo essere avvantaggiati dal lungomare libero, ma non lo siamo perché è deserto, abbiamo paura tutto l'inverno, abbiamo avuto paura di camminare. Una persona che viene cacciata dalla magistratura, che crea miseria in Calabria, che fa un concorso a porte chiuse, internet, non era all'altezza di fare il sindaco di Napoli. Ha chiuso una città in gabbia. Nel momento in cui chiederà anche i quartieri, voglio sapere noi dove andremo da qua. Abito a Mergellina, il mio centro, e mia figlia abita a Piazza San Pasquale, io metto 1 ora e 20 e l'altro ieri ho pagato 18 euro da Piazza San Pasquale a Mergellina di taxi. Allora io vorrei dire al sindaco, una volta tanto, di uscire senza l'auto blu e la paletta, di mettersi in una macchina e fare quello che facciamo noi, che non ne possiamo più. Io non voglio pagare per poter tornare a casa mia. Ma guardi, purtroppo questa città è diventata ormai una città invivibile. Abbiamo problemi quotidiani, non solo questa qua della ZTL che non è stata razionale, perché praticamente razionale significa chiudere casomai solo il sabato e la domenica, ma non tenere chiuso tutta la settimana. Abbiamo buche dovunque, non si sa più dove camminare, tra via Manzoni, via Crispi, è una situazione veramente... Adesso lasciamo stare i 7 giorni della Coppa America, ma noi chiediamo al sindaco che dal 1 maggio dia una soluzione completa di come si deve andare in questa città. Dopo 20 anni di malgoverno precedenti, di Bassolino e quant'altro, era difficile immaginare una situazione peggiore rispetto a quella precedente. Questa giunta comunale ci è riuscita, dalla situazione delle strade alla viabilità, al traffico e quant'altro. Vuol dire sotto gli occhi di tutti il fallimento di questa giunta. Quindi a questo punto cos'è che chiede al sindaco di Magistris e a tutta la giunta comunale? Ma un'apertura, innanzitutto la capacità di ascoltare, la seconda cosa quella di far parlare, perché hanno provato in varie occasioni a dividere quelli che erano gli interessi o più che interessi le sofferenze e i bisogni dei commercianti e dei cittadini, poi la divisione tra commercianti di varie sigle piuttosto che tra le varie persone delle varie municipalità, questo fa sì, come posso dire, che si spezzi un cordone di sofferenza che unisce tutti senza colori politici, senza differenze di classi e quant'altro. La ragione della nostra protesta è che il commercio, io sono un commerciante di questa zona, sta subendo una crisi che ci sta costringendo quasi alla chiusura. Nonostante che il sindaco continua a dire che la crisi è una crisi nazionale, io lo posso assicurare perché dal momento che sono il presidente nazionale della mia categoria dei profumieri so benissimo qual è il livello di crisi in Italia. E non ha nulla a che vedere con il livello di crisi che abbiamo qua, che è 4-5 volte superiore a quello che è a livello nazionale. Io ho un'attività che ho già licenziato il mese scorso una persona, ho 14 persone, a marzo ho licenziato una persona e tutte le altre l'ho messe con 2 ore in meno di lavoro per cercare di sopravvivere e di tenere in piedi altre 13 famiglie, ma non so fino a quando ce la potrò fare. Se non si mette rimedio a questa situazione, perché è assurdo, è improponibile dividere la città in ghetti e negare la mobilità fra la città est e la città ovest, cioè fare il percorso da Fuorigrotta alla via Marina e negarlo alla mobilità significa distruggere le attività che sono al centro. Perciò noi stiamo protestando in tutte le maniere, molto civili come penso lei potrà vedere. Purtroppo bisogna pensare che la civiltà paga poco, perché sono forse le proteste più dure, ma noi siamo persone di una categoria per benisse,
protestiamo così e continueremo a protestare fin quando almeno le nostre ragioni non verranno ascoltate. Se ne deve andare De Magistris, ha rovinato Napoli, peggio dei suoi predecessori, quindi se ne deve andare. Chi l'ha votato oggi è molto amareggiato perché avrebbe non voluto votare, io non l'ho votato, ma comunque anche quelli che l'hanno votato sono qui a manifestare contro di lui. Questo che cosa significa? Se ne deve andare, se lui non è stato un bravo magistrato, perché dovrebbe essere un bravo sindaco, quindi se ne deve andare. Noi siamo tutti molto arrabbiati e amareggiati, ha distrutto una delle città più belle d'Italia, Napoli, quindi se ne deve andare. Ha chiuso Napoli, il lungomare è liberato, ma liberato a che cosa? All'American Cup, ma perché non viene a guardare le strade? Perché non viene a guardare che la gente muore di fame dalla mattina alla sera? Perché lui non riesce a dare invece un sostegno, un forte contributo? La prima cosa che dovrebbe fare è scendere e andare tra le persone. Adesso si è associato con l'Equitalia perché dobbiamo pagare tutti la Tarsu, ma lui invece io vorrei che lui si mettesse un attimo da quest'altra parte e capisse perché i napoletani non pagano la Tarsu, perché non hanno i soldi per pagarla. Noi, è facile dire sono evasori, perché lui si va a associare con l'Equitalia per fare cosa? Per fare numero. Ma perché invece non crea dei presupposti affinché tutto ciò si possa fare? Che ha fatto l'American Cup, tutta Napoli rotta? A che serve? Il sindaco? Ma se lui, ripeto, non è stato un bravo magistrato, perché dovrebbe essere un bravo sindaco? Se ne ritorni a fare il magistrato.